Sardegna rimane un posto magico, secondo me. È effettivamente la regione con minor densità antropica umana e quindi no, si vede e si sente. In più siamo andati in una stagione dove appunto il mare non prevale. Noi siamo andati fuori stagione estiva e effettivamente ci siamo ritrovati in tantissimi posti isolati. Si poteva andare tranquillamente in bicicletta e godere di questa natura che è preponderante ancora in Sardegna. Sic to Sic in effetti è un progetto di comunicazione, per cui ha proprio l'opportunità e l'obiettivo di promuovere quanto c'è sul territorio, per cui quanto viene fatto sul territorio per conservare o promuovere la natura. L'attività di networking per noi è molto importante ed è una delle attività che viene programmata nella preparazione dei tour, in modo tale di poter riuscire durante il percorso a valorizzare, a rendere evidenti quello che è presente sul territorio. L'Alghero Bosa è una tappa che si fa sulla strada sull'occidentale sarda classica, completamente fuori dall'abitato, con degli affacci sul mare incantevoli, ed è il punto dove se ti fermi alzi gli occhi e vedi i grifoni. Ma un momento un particolare è stato l'incontro con i grifoni quando abbiamo fatto il tragitto Alghero Bosa. Lì è proprio la patria attualmente in Italia per i grifoni, perché un tempo in Sardegna negli anni 30 c'erano 1000 grifoni, poi agli inizi degli anni 80 si erano ridotti a 65-75. Grazie a progetti che hanno riportato dei grifoni provenienti dalla Spagna, la popolazione ha un po' ripreso, si è riportato in uno status migliore, anche se sempre critico. Adesso ci stanno circa 50 coppie e 150 individui. Il grifone è stato bellissimo, abbiamo potuto a un certo punto addirittura vedere un adulto che andava verso un giovane. I grifoni investono molto sui piccoli, per cui rimangono sull'unico figlio, non solo fino all'involo, che tra l'altro avviene dopo 3 mesi dentro il nido, ma addirittura anche dopo che sono pienamente involati continuano a seguirlo. E noi abbiamo visto un adulto che andava proprio sulla parete di Bosa a trovare il piccolo. È stata fatta un'azione di restocking e quindi sono arrivati persino all'isola della Maddalena. Un progetto LIFE che sta organizzando dei carnai aziendali che dovrebbero favorire la specie. E comunque è sempre una situazione da monitorare, perché è una specie che potrebbe avere problemi. Per quanto riguarda il networking, noi ISPRA siamo in un certo senso facilitati, perché comunque lavoriamo in una struttura che è impegnata significativamente in progetti di conservazione o di gestione del territorio. C'è un progetto sull'Aquila del Bonelli, c'è il progetto sui cervi sardi. Il cervo sardo corso è una sottospecie del cervo europeo, Cervus elaphus, ed è presente soltanto in Sardegna. Questa sua unicità fa sì che sia stato elencato all'interno delle categorie dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura come specie prioritaria bisognosa di misure per la sua conservazione. In ultimo abbiamo incontrato anche progetti sulla conservazione delle aree marine e lì anche abbiamo avuto la possibilità di andare a visitare i laboratori del CNR, dove vengono salvate le tartarughe recuperate a mare, vengono curate e gestite. Qui al CNR ci occupiamo soprattutto di conservazione e studiamo quindi le specie protette, proprio per questo motivo che da diversi anni abbiamo istituito il centro di recupero sulle tartarughe marine proprio all'interno della rete regionale, con tutte le aree marine e parchi nazionali della Sardegna. Ed inoltre ci stiamo occupando non solo del recupero degli animali, ma anche di tutto quello che è il monitoraggio dell'inquinamento e dello stato di salute degli ambienti marini. Stiamo monitorando da diverso tempo le plastiche ingerite dalle tartarughe marine, e questo qua si rilaccia proprio agli studi che stiamo portando avanti anche all'interno della strategia marina, una direttiva europea molto importante che si occupa proprio
del mantenimento del Mar Mediterraneo e dei mari in generale in salute. Per noi è molto importante incontrare questi soggetti sul territorio, fare in modo tale che noi possiamo essere un po' un volano ulteriore di queste attività presenti sul campo per la conservazione della natura. Un altro aspetto importante che abbiamo apprezzato veramente in Sardegna è la partecipazione del pubblico, la partecipazione di ciclisti e non solo ciclisti alle nostre attività. Cioè noi abbiamo veramente sentito di toccare con il nostro progetto delle sensibilità che già esistevano. Si vedeva che erano legati al territorio, cioè che per loro non era solo andare in bicicletta. La bicicletta era un mezzo in più per vivere il territorio.